Chieti, il Teatro Marucino adottano i Chili Virtuosi, straordinario e rinomato ensemble di archi, famoso in tutto il mondo. Ad annunciarlo nel foyer del Teatro Marucino il sindaco Diego Ferrara, raccontando il lungo lavoro diplomatico, sotto traccia, per portare ed ospitare a Chieti prima le musiciste ed ora anche i musicisti, evitandone probabilmente il coinvolgimento al fronte nel conflitto ucraino, come spiega il vice sindaco De Cesare. Un'iniziativa importante perché il primo pensiero va alla possibilità di aver evitato che questi musicisti straordinari andassero sul fronte. Quindi questo credo che sia il primo risultato. E poi c'è una valenza sicuramente molto importante, quella culturale e artistica, perché questa orchestra di Kiev metterà la propria residenza al Marucino e suonerà, insomma, per un anno, sarà a disposizione esibendosi della nostra città, e quindi questo lo ritengo un altro aspetto molto importante. Posso dire che è un chance fantastico per stare qui con l'aiuto di Chieti, aiuto del sindaco, aiuto del Teatro Americano di Giuliano Mazzacante e anche il compositore in residenza Alexei Shor, che ha aiutato molto per noi che possiamo venire qui, e spero che possiamo fare bei concerti qui anche fuori di Chieti in Italia. Annunciato per domani, giovedì 26 maggio alle 20:30, il concerto straordinario aperto alla città dei virtuosi di Kiev, che così presenta il maestro Giuliano Mazzoccante, direttore artistico del Teatro Marucino. I virtuosi di Kiev sono un'orchestra da camera di circa 20 elementi, uno degli ensemble più prestigiosi al mondo, perché composta da musicisti selezionati da un'orchestra tra l'altro più grande preesistente, che ha un'attività internazionale estremamente importante. Il fatto che siano qui a Chieti non ci può che dare gioia e speranza anche per la cultura di questo territorio. Poi non sappiamo finché si potranno trattenere, però per noi è una grande gioia poterli accogliere. Come sarà condividere con loro lo spazio del Marucino? Questo è tutto da scoprire, nel senso che adesso c'è tantissimo entusiasmo, c'è tanta emozione e sarà sicuramente un'opportunità di crescita per tutti, perché soprattutto gli archi, il livello degli strumentisti ad arco in Ucraina, nei paesi dell'est generalmente è estremamente alto, quindi noi ascolteremo un livello che raramente si può ascoltare, quindi è un grande privilegio. Come ha trovato l'accoglienza di Chieti e come trova il Teatro Marucino? E il teatro, non posso dire, non c'è parole per dire il bellezza di questo teatro, fantastico, veramente. Posso dire alla italiana, alle piccole, alla Scala, fantastico, no? Un piacere per fare musica qui.